Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, Señoras y Señores, Signore e Signori, sta per iniziare e va ora in onda, qui su Saius Web Network, una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera, verso le ore 22 circa, dalle 10 di sera dunque, orario italiano dell'asse Roma-Berlino, set CET Central European Time, a cura di e con Gianluca, Luca ed il grande e mitico Saius in... provvisoriamente i due compari più uno MMM, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. E poi scopriremo anche stasera se ci sarà qualche ospite in trasmissione. Ci trovate sempre nel nostro blog in www.saiuswebnetwork.net, in cui potrete scriverci anche in diretta web radiofonica con la nostra chat a disposizione. Mi raccomando, cominciate a venire numerosi e a scriverci, vi aspettiamo. E poi anche nel nostro sito in www.saiuswebnetwork.it. Ci trovate sempre in Facebook, nella nostra pagina Facebook con il nome Saius Web Radio, quindi Saius staccato Web Radio. E poi seguiteci sempre con Twitter e lì ci troverete con il nome chiocciola Saius, tutto attaccato minuscolo. Infine su YouTube troverete le varie cose caricate dal nostro grande Saius e lì ci troverete con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. Inoltre le nostre email, gli indirizzi di posta elettronica presso cui potrete scriverci sono info@saius.com per scrivere a Saius Web Radio e a Saius in generale, anche per venire ospiti in trasmissione o per avere gli spazi che il grande e mitico Saius dà a disposizione davvero a tutti, non solo qui in trasmissione o in altre rubriche, ma anche nel blog e nel sito. E anche la possibilità di ascoltare Saius Web Network e vederlo anche presso i vostri locali. Contattateci, vi aspettiamo numerosi anche lì. E poi Gianluca@saius.com per chi volesse appunto scrivermi per quanto riguarda The Rock Band History, la rubrica che parla della storia delle rock band. E poi riccio.incazzato@saius.com per scrivere al nostro Riccio che cura l'editoriale da leggere sul blog. Ed infine luca@saius.com per scrivere al nostro opinionista culturale, ricercatore, blogger di Saius Web Network, perché Saius è Web Radio e Web TV. Ed eccoci di nuovo qui in diretta web radiofonica con provvisoriamente i due compari più uno, e anche questa sera lunedì 29 ottobre 2012 il vostro caro Gianluca vi dà un calorosissimo benvenuto, un ben ritrovati a tutti quanti voi qui in diretta. Sono le 22:04 minuti in questo momento e vi ringraziamo per essere all'ascolto di questa nostra trasmissione, la consueta ormai del lunedì sera live on stage, no, non è live on stage ma è in diretta qui su Saius Web Network. E questa sera, diciamo così, per l'appunto è tornata come agli albori, cari amici, nel senso che siamo ritornati come eravamo all'inizio e ci compiace la cosa, ci fa piacere perché da qui siamo nati e qui stiamo tornando sulla web radio, quindi in Saius Web Radio, e non andiamo in diretta invece su Saius Web TV. Quindi questa sera non ci potrete vedere come consuetudine o come solitamente facevamo ogni tanto dallo studio Av Dance di San Trovaso di Preganziol, dove per l'appunto trasmettiamo in diretta web TV e ascoltabile sempre in diretta web radio. Quindi stasera ci potete solo sentire
e siamo tornati come eravamo prima di quest'estate, prima della novità della diretta web TV. E quindi, cari amici, sempre in www.saiuswebradio.net, che è il nostro blog, dove peraltro potrete sempre scriverci anche in diretta. Mi raccomando, scrivete, e vi aspettiamo numerosissimi, naturalmente, anche questa sera, anche se peraltro diciamo che volendo non era neanche tanto in programma la puntata di questa sera, ma poi alla fine l'abbiamo voluta fare anche perché abbiamo diverse cose da comunicarvi, diversi appuntamenti in programma, quindi anche un ospite questa sera che tra poco sentiremo, per l'appunto abbiamo voluto aiutare anche questi amici a divulgare, come naturalmente Saius fa e ha nella sua anima e spirito, cioè di dare spazio veramente a tutti quanti, con la possibilità di muovere le proprie attività, iniziative ed eventi per quanto concerne tutto quello che uno può fare di artisticamente parlando, ovviamente. Quindi vi aspettiamo qui. Io partirei subito dando la parola al nostro grande Luca, a cui io naturalmente dimostro sempre come un cagnolino fedele tutta la mia stima e ammirazione e affetto, perché è veramente la nostra punta di diamante grezzo, come aggiunge lui, come ha detto in una famosa battuta live, e naturalmente passo la parola a lui, non mi dilungo nei miei soliti diciamo così preamboli, dato che sappiamo tutti sono molto logorroico, e ringrazio coloro che me lo riconoscono, e la parlantina non manca con la dialettica. Naturalmente vorrei fare un sacco di saluti, ma intanto passo la parola al grande mio amico Luca, e per poi darla a Saius di seguito. Ciao Luca, buonasera. Buonasera Gianluca, buonasera Saius, ma soprattutto un caloroso buonasera a tutti i radioascoltatori della Saius Web Radio. Finalmente siamo tornati, come dicevi tu prima, agli albori. Siamo ognuno dalla propria abitazione, ognuno dalla propria residenza, stiamo facendo questa diretta radiofonica, che è del tutto innovativa, perché come ben sappiamo siamo tra i pochi, credo forse gli unici a livello nazionale a creare questo tipo di progetto. E come dare i perché... nostri numeri di casa, esatto. Vogliamo dare i nostri recapiti, ma ti sei zitto, Ma cerchiamo di dare botte e risposta come fanno altri, no? Facciamo vedere che siamo in tempo reale. Il problema qual è stato, Gianluca, che per fare questo siamo stati costretti a far così, perché di fatti lo studio oggi purtroppo non siamo riusciti ad avere ospiti questa sera. Li avremo le prossime volte, ne abbiamo già diversi in programma, e come ben sappiamo, insomma, ringraziamo anche questa volta lo studio Of Dance di Santa Rosa di Preganzuolo, perché comunque ci ha dato l'opportunità comunque di collaborare, ci ha dato tuttora, e di avere, appunto, come dicevi tu anche le altre volte, ospiti e artisti di vario genere. E Saius, vuoi dire qualcosa? Ma certamente, pur di togliere la parola a Gianluca, mi fa piacere che mi passi la parola, ma vuoi un po' te, Luca? Bravo, ciao a tutti ragazzi, il mio bau a tutti quanti, perché c'è un cane qua vicino a me, allora ho bisogno. Perché Bobolo stai qui fermo, non ti muovere Bobolo, non ti muovere. Luca, scherzo. Me ne vado, Luca me ne vado, ti giuro che me ne vado, dopo questa me ne vado. Ci abbiamo messo mesi per crearci, diciamo, una reputazione, l'abbiamo rovinata in un paio di minuti, credo. Esattamente. Sì, un paio di minuti soltanto, bastano due secondi per rovinarmi la reputazione, ragazzi. Benissimo, ragazzi, un caloroso saluto a tutti quelli che ci ascoltano in questo momento, e soprattutto se vogliono scrivere nella chat, perché ci fa piacere ricevere i vostri messaggi. Stavo dicendo le vostre messaggi. Le vostre email. Le vostre messaggi, no, ci fa piacere, anche perché stasera volevo raccogliere, ma deve essere una puntata abbastanza seria, quindi, ma volevo raccogliere qualche cosa, ma lasciamo stare, va. Volevo raggiungere un punteggio per Gianluca, ma non è possibile, sì, questo. Perché mi vuoi vedere nudo. Sì, lo voglio vedere nudo. No, se non è possibile. Voglio arrivare alla soglia dei tot numero di ascoltatori, sì, okay? Però quello naturalmente, caro Saius e soprattutto Luca, è la storia del cartello colombiano e sudamericano, sì, che noi dobbiamo sapere. Ogni lunedì riesce comunque a aumentare il nostro, sì, la nostra audience, ma, lo share, sì, grazie soprattutto a loro, che nonché i nostri dubbi su ma dove sono tutte queste persone. E quindi fateci sentire il vostro calore, cari amici, fateci sapere che ci accendete, siete, scriveteci, accendete il riscaldamento, che Gianluca, esatto, ha freddo, comincia stasera, sì,
fatiche, che qua praticamente sta iniziando il freddo, e fateci vedere che ci siete, anche se questa sera naturalmente la puntata di questa sera non è stata molto pubblicizzata o preannunciata, se non all'ultimo oggi pomeriggio, perché è decisa ieri e soprattutto... No, fammi capire una cosa. Annunciato oggi pomeriggio e decisa ieri, non ho capito. Sì, perché ora che qua ci si muove, io almeno con tutti i casini che ho, naturalmente ci è voluto il tempo prima di preparare lo spot. No, l'annunciazione ce l'abbiamo provata a non farla, ma alla fine siamo qui comunque, nonostante abbiamo provato in tutti i modi a non essere presenti. Fermi tu, esatto. Perché oggi per lo spot che ha preparato Gianluca mi sono dovuto sorbire il suo spogliarello, cari amici, io mi fermerei qui a questo punto. No, anch'io vorrei continuare la trasmissione in maniera sobria. No, e quindi dicevo, scriveteci in scriveteci in www.sciencewebradio.net, dove peraltro c'è anche la nostra chat, quindi ancora più immediato, con meno click da fare e con più facilità di accesso, digitate un vostro nome anche a piacere, anche quello non reale, e naturalmente potete benissimo scriverci in diretta ed interagire con noi, come naturalmente noi speriamo tanto. E la nostra pagina Facebook, ve la ricordiamo, che è Science Web Radio, Science staccato Web Radio, ci trovate come canale radio, anche lì potrete ascoltarci in diretta e scriverci naturalmente in diretta. Vi aspettiamo, seguiteci con Twitter @Science tutto attaccato minuscolo, e in YouTube troverete le cose caricate da Science con il nome Science Radio tutto attaccato minuscolo, troverete le cose che il grande Saius riguardo le nostre rubriche e trasmissioni, nonché questa che sarà disponibile come tutte le precedenti nel nostro blog e anche naturalmente poi in YouTube, le potrete rivedere, come anche The Rock Band History, la mia rubrica che va in onda ogni giorno a mezzanotte, alle 6 del mattino, a mezzogiorno e alle ore 18, alle 6 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, CET, Set Central European Time, dell'asse di Roma, Berlino, Francoforte. Potrete riascoltarla cliccando sempre nel nostro blog e soprattutto in Facebook, nella pagina Facebook troverete le cose che Saius carica. Scriveteci alle nostre email, che sono info@saius.com, e scriveteci anche a gianluca@saius.com per scrivere a me direttamente, e dal grande Luca in luca@saius.com. Io darei un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da tutta Italia. Partirei come sempre. No, infatti, e non solo. Vai, andate voi, ragazzi, tocca a voi. Dove vai? Non ho capito. Io mi siedo. No, sono già. No, volevo. No, ma se scherza. Aspetta, allora. Natalia, ti ho detto devi stare seduta qua, perché se no ti faccio mordere da Gianluca. Vai Luca. Diciamo a tutti che Natalia non è un cane, e così siamo tranquilli di qualsiasi cosa. Intanto vorrei salutare qualcuno che ci sta scrivendo in chat, qualcuno che non ci sta ancora scrivendo in chat, ma che sappiamo ci sta seguendo. In ordine Marco e Emily, ciao a tutti voi. Magda, che sappiamo essere presente qui con noi. Ciao, e... Magda. Esattamente. Un bel saluto a tutti. Ili Magda. Hi Magda, thank you Ili. Il poliglotta Gianluca, che si deve sempre destreggiare con le tue... Poliglotta, sì, una bella parola. E dovremmo fare un rapido excursus di quello che abbiamo fatto in queste ultime settimane. Mi piace questa parola. Sì, cosa dobbiamo fare? Scusa. Excursus? Questo sei? Che dobbiamo fare? So, che dice? L'ho letta sulla scatola dei pelati e pensavo fosse una parola intelligente, ma credo di no. Volevo fare il furbito della situazione. Excursus è latino? Ma non lo so. Azzarderei di sì, ma non ne sono sicuro. Benissimo, Gianluca, volevo chiederti una cosa. Bite Shind, che significa? Non è una parolaccia, vero? Gianluca è caduto, eh? Resta in attesa, caduto, una chiamata, eh? Sì, con Gianluca. Bene, e andiamo allora, senza Gianluca, ma sì, vedi, il bello della diretta è anche questo, sai, cioè, anche questo. Ogni tanto perdiamo dei pezzi, però subito li riprendiamo per strada. Speriamo di riprenderla subito, Gianluca. Questa sera che brani ci mandi, Saiuz? Manderò un brano di Singleton. Più tardi, volevo soltanto mandare un caloroso saluto agli amici che ci stanno ascoltando in questo momento, anch'io a Marco e a Emily, che mi dicevi prima, e a Magda. E mentre Gianluca riprende, diciamo, la linea, sperando che si riprenda al più presto, io manderei O Girl dei Singleton, così diamo modo ai nostri ascoltatori di apprezzare questo bellissimo gruppo ucraino, che è una cosa veramente meravigliosa ascoltarlo. Mentre lo faccio partire,
sperando che parte, che non faccia la solita figura, e vediamo come va la cosa. Noi e siamo trepidanti. È partito Dai! Via. Eccoci qui. Eccoci qui finalmente. Mi sentite? Sì. È bello che Gianluca interviene su una canzone. Non lo sapevo. Non posso più parlare? No. Molto bene, cari amici, avete appena ascoltato dei Singleton, questo bellissimo gruppo ucraino, se non sbaglio. Gianluca, dopo me lo dici, e non intervenire, stai zitto in questo momento che parlo io, è morto stasera. Il pezzo che avete ascoltato si chiama Oh Girl. Gianluca, dato che sei caduto, sei ricomparso anche in immagine, qui ti vedo su Skype, sei pregato di parlare, di dirci la tua. Vai Gian, sei tutti noi. Bene, allora io chiedo scusa per l'interruzione di linea. Allora volevo cominciare a fare un giro di saluti, ma soprattutto chi è che ride così? È Luca, lo sapevo, col nuovo microfono non sembra neanche lui della voce. No, non è Luca, sono sempre io che mi sto sentendo con ritardo del sito. No, cioè, allora ti rendo conto che questa è schizofrenia, no? Tu sì, ti senti e ti rispondi. E a proposito, che hai citato l'esempio di schizofrenia, io volevo, non c'entra nulla, anzi scusate il brutto accostamento che faccio, io volevo ricordare, intanto do un calorosissimo saluto, veramente affettuoso e caro, perché ho avuto il piacere di sentirlo anche oggi e sono onoratissimo, come anche credo tu Rosario, Saiuz e Luca. Siamo davvero felici di avere il dottor Filidoro al nostro ascolto, che io veramente saluto con un caloroso abbraccio, se posso permettermi, con tanta spinta emotiva, perché oggi è stato l'ennesimo piacere veramente enorme averlo ascoltato. È un onore appunto aver conosciuto nella mia vita questo importantissimo dottore, che abbiamo appunto peraltro intervistato qualche giorno, settimana fa ormai, caro Saius, era venerdì 19 agosto, e intervista tra l'altro e peraltro appunto disponibile sul nostro blog, come avete visto, e anche in Facebook, intervista chiacchierata, come mi piace dire, perché sapete che io amo fare una sorta di poi non solo intervista istituzionale, come si suol dire, classica, però mi piace anche un po' come sono io d'altronde, far sentire anche l'ospite a proprio agio, come io veramente adoro essere, piace essere quella persona con cui sto interloquiando. Non so se l'ho detta giusta, correggetemi. E naturalmente il dottor Filidoro è stato
è un piacere intervistarlo, fa la chiacchierata, ecco, con lui, perché poi lo ringrazio per le belle parole di apprezzamento e stima nei nostri e nei miei confronti in particolare. Quindi lo salutiamo e ricordiamo, cosa assai importante, perché ormai per chi se lo fosse perso, al Centro del Libro di Treviso c'è stata appunto la presentazione del suo libro, e per chi invece vuole rivedere, perché si è persa la presentazione, ci sarà una prossima opportunità, sempre in provincia però di Treviso, non più a Treviso Centro, sarà a Castelfranco Veneto, presso la libreria Ubic, il venerdì 9 novembre, perché ormai siamo col mese nuovo, 2012, verso le ore 18. Correggimi, Saiuz, se dico qualcosa di male, oppure chiedo direttamente al dottor Filidoro, che naturalmente è in chat, diamo il benvenuto, come Luca ha anche scritto, di scrivere e di correggere. Scusate. E naturalmente l'invito ad averlo nostro ospite in questa nostra trasmissione di lunedì sera, che questa sera, ribadisco, peraltro va in onda come i vecchi tempi, solo in web radio e quindi solo ascoltabile, ma che consuetudine nostra sarà di andare ogni tanto in onda anche sulla web TV, naturalmente ribadisco l'invito che facciamo appunto al dottor Filidoro, alla dottoressa Maria Callatecce, e quindi per quanto riguarda anche la loro associazione, la Research, che ricordiamo essere anche disponibile qui su Facebook con la Research, e potreste naturalmente vedere i loro appuntamenti e cose che faranno. Noi li invitiamo sempre a venire ospiti da noi, anzi annunciamo pure, caro Saiuz, così preannunciamo che avremo anche l'onore e il piacere di averli quando vorranno loro, e naturalmente grazie ai nostri web radio ascoltatori che ci potrebbero anche fare delle richieste, averli come ospiti speciali in una fascia oraria o in uno spazio dedicato a loro, in cui loro potrebbero parlare di argomenti davvero utili ed interessanti e di comune interesse anche ai loro studenti magari, o ai loro colleghi che si colleghino qui su Science Web Network. Noi avremo l'onore, nonché il grande piacere, di averli tra noi nel nostro palinsesto. Che dici, Saiuz? Benissimo, no, volevo dare anch'io un caloroso saluto al dottor Filidoro, di essere presente in chat e di ascoltarci. E poi ci rivedremo poi il 9 novembre. Esattamente. L'orario, non me lo ricordo bene, ce l'hai più tu nell'agenda. Ore 18, direi. 18. Ore 18, come dicevo, è giusto. Allora, visto, bravo, visto. Dankeschön, ti ricordi Dankeschön. Quando ti vuoi ricordare le cose? Sono bravo a leggere la chat. Luca il chatologo. Ma ho una profonda ammirazione per il dottor Filidoro, quindi automaticamente mi ricordo. È incredibile, vero? Che di solito io. No, perché Gianluca di solito non se le ricordo mai. L'orario, soprattutto. Non le da date. Buon attore che dovrebbe avere la memoria allenata. Sì, no, vabbè, insomma, comunque va bene lo stesso. Sì, sì, sì. Noi saremo lì presenti, onnipresenti, a fare la ripresa, perché Science Web Network, sia Web TV che Web Radio, tiene a portare, diciamo, anche qualcosa di, non insoliti filmati che mandiamo, ma qualcosa di diverso, soprattutto se ci sono queste cose che sono molto interessanti, queste esperienze che ne facciamo anche molto interessanti da portare sulla Web TV e la Web Radio, sono sempre, sempre ben accette. Bene Gianluca, io volevo dire una cosa a Luca. Luca, tu che stai seguendo, senti che sto parlando stasera, cioè, mi sembra... Poi c'è il verbo seguire. Seguire, seguendo la chat. Volevo chiederti, Lucariello, dici tu qualche cosa dalla chat, dal mondo della chat, vai. Beh, dal mondo della chat abbiamo già salutato chi sappiamo con certezza che ci sta seguendo e si sta sbizzarrendo a scrivere messaggi di affetto e di amicizia qui appunto sulla chat. Per quello che riguarda esattamente su Facebook, immagino stia avvenendo la stessa cosa, anche se Facebook in questo momento lo sto tenendo più in secondo piano, perché mi piace più l'aspetto della chat, perché è diretto, infatti con il dottor Filidoro c'è questo il bello del dottor della chat, che stiamo veramente colloquiando a distanza anche con chi in questo momento non può parlare ma può scrivere. E quello che volevo dire è che in queste ultime settimane, per non dire mesi, abbiamo avuto tanti gruppi più o meno emergenti, dei quali adesso non abbiamo ancora parlato, ma sicuramente ci sarà occasione durante questa serata. Non ultimo i Madama Stomf, che ci hanno deliziato con la loro musica assolutamente indipendente, e che volevo veramente ringraziare, perché ci ha lasciato, anche in questa circostanza, ci hanno lasciato qualcosa che mi fa sempre piacere condividere anche con chi ci sta ascoltando. Infatti,
grazie Luca per aver ricordato questa sera, anche... esatto, questa sera non credo che avremo un pezzo, un loro pezzo da trasmettere secondo la scaletta, diciamo così. No, la scaletta prevede pezzi dei Singleton di questo gruppo dall'Ucraina. Scusa Luca se mi intrometto, poi ti lascio come al solito. Diciamo questo gruppo dall'Ucraina che abbiamo avuto il piacere di avere anche di aver intervistato personalmente, e abbiamo avuto anche il piacere di aver avuto come, diciamo così, gruppo tra i primi a lanciare a livello internazionale. Poi abbiamo scoperto che tra l'altro avevano aperto anche l'Euro 2012 in Ucraina. And so, ladies and gentlemen, I wanna thank you very much for all the people coming over there. Thank you for being here on Sayus Web Radio in www.sayuswebradio.net. We are so happy. We wanna thank you for being here. Welcome on board. We are an Italian web radio and we speak in Italian. So this is only my salute for you, my friends, that you come abroad Italy. So I wanna say hello to you people from Poland. Hi, my friends, I love you. Koham Cheso. And thank you for the people from Ukraine, as we told about Singleton, this wonderful rock group that we had a month ago. And thank you for all the people all around Europe. I mean also Germany, because we are people from Germany, from France, Switzerland, Austria, and Great Britain. We want to thank you so lot because you are listening to us, even maybe although you don't understand anything in Italian, but you can stay here with us just for a laugh. And thank you for all the people coming outside Europe, also from USA, America, and South America. And we want to thank you people from Africa. We know that you are there listening to us. So stay on with Sayus Web Network. Che vuol dire? Per par condicio, sì, devi salutare anche il Polo Nord e il Polo Sud, perché li lasciati fuori, secondo me. Perché io credo che, cioè, non lo so, volevi fare la... praticamente, vedi, sai, cioè, lui cosa ha fatto? Ha preso praticamente il dizionario, non lo so, l'enciclopedia, ha iniziato a sfogliare dall'A di Azerbaijan fino alla Z di Zimbabwe, stava salutando tutti. Abbiamo capito che tu vuoi salutare tutti quanti, perché comunque abbiamo avuto modo di apporare in questi mesi che... paradossalmente ci sono anche moltissime persone dall'estero, magari anche italiani dall'estero, che ci seguono, però insomma adesso tutti uno per uno si fa un po' fatica, è un po' dura la cosa. Ma se volete sapere in questo momento sul blog che ci sta seguendo, ve lo posso dire. Sì, dillo pure. E quindi vado avanti. In questo momento sul blog sono 50, vabbè, dall'Italia, 34 dagli Stati Uniti. Abbiamo 4 dalla Francia, 3 dalle Filippine, 2 dall'Ucraina, 1 dalla Germania, 1 dalla Polonia. In questo momento che sono presente sul nostro blog. Posso? Sento che Gianluca, tu già hai capito cosa sto per dire, ma è bello sapere che il bello della diretta. No, è bello sapere che ci sono più persone dall'estero che ci ascoltano che dall'Italia. Questo ti lascia... ti lascio ben immaginare esattamente qual è la qualità della Luca, trasmissione. Luca, però torniamo seri, perché sennò io ci sprechiamo in risate, detta un po' la veneta, e chiediamo scusa al dottor Filidoro. Non siamo sempre così, siamo più seri quando avremo voi o ospiti, peggio. O peggio, esatto. Dipende. Siamo molto più seri. Questa sera è un po' così, anche un po' inedita e anche un po' data in onda. Beh, io chiamo una puntata... più da relax questa qui, secondo me, perché non abbiamo, come dicevo, lo studio, nel senso che comunque questa sera non c'erano ospiti a livello di cantanti, artisti, quindi non pronti di sbattere per andare lì, piccolo inciso. Giovanotti, ci sono io, ciao, Natalia sta ferma, e subito la qualità del loro programma raggiunge un livello astronomico, questo è l'apice, un livello gastronomico. Cosa ha chiesto Emily nella chat? Allora me lo dite se no. Ah, Emily, allora I wanna thank you, Emily, for being here with us, because Emily speaks English and maybe she understands something about Italian, and thank you very much, Emily, for being here. I appreciate it so much, and thank you for upload our video about the Zuma Beach Band. Grazie Emily per essere qui con noi. Emily è appunto una nostra amica, lei viene dall'America, però capisce comunque l'italiano, sicuramente ci sta comprendendo, e naturalmente è una fan degli Zuma Beach Band, perché segue gli Zuma, che è il gruppo, il duo acustico con cui io suono in acustico e canto, suono la chitarra acustica e canto con Roberto, Mr. Roby, dove suona anche lui la chitarra acustica, fa gli assoli, canta, suona l'armonica, il tamburino, e facciamo cover West Coast Country
Country Rock. Avremo prossimamente una data, adesso ancora non ho la conferma ufficiale, però verrà poi pubblicata. E ringrazio Emily per ascoltarci e per essere al nostro naturalmente seguito questa sera, e che per aver scritto in chat. Grazie Emily, e grazie per aver caricato i video. Thank you for upload the picture and videos, and now I'm trying to do what I have to do for the Zuma Beach Band page, Facebook page. So I wanna finish my salute for all the people. Voglio finire il mio saluto per tutta la gente che mancava. From the North Pole and the South Pole, del Polo Nord, del Polo Sud. La Laponia, from... c'è la Laponia? La Laponia, yes. And Australia, baby, we have people from Australia, we don't know. Non sappiamo se abbiamo gente dall'Australia, giusto Luca? Perché sai, giusto? Però sappiamo che cosa abbiamo in giro. Esatto. E torniamo nel nostro paese, intanto. Ringraziamo i nostri connazionali all'estero. Adesso, a parte le battute, non voglio far sfoggio di inglese perché non parlo inglese bene, ci mancherebbe. Non sborone. Anzi, come dice Saius, no, sborone, come dice Saius, abbaio. Non parlo in inglese. Ma per questo ho invitato Natori, la mia cagna qui a stare vicino a me. Così speravo che abbaiasse un poco mentre ti sentiva, così capiva, mi faceva l'interprete, capito? Ci capivamo. E allora torno appunto a ringraziare, chiudo così questa mezz'ora ormai di giro di saluti, che sempre il solito giro di boa che faccio io, dove non dico nulla, parlo logorroicamente in maniera molto, vabbè, avrò anche una buona parlantina, è quello che è, come vi dicono tutti, che magari con una buona dialettica, perché parlo in dialetto, vabbè, questa battuta la potevo lasciar perdere. Però termino il nostro giro di saluti, ringraziamenti e accoglienza davvero calorosa, soprattutto per i nostri connazionali che sono all'estero, a cui noi diamo un calorosissimo abbraccio e vi siamo vicini e abbiamo veramente piacere ad avervi al nostro ascolto e seguito per quanto riguarda Science Web Network. Dovunque voi siate, noi siamo con voi e grazie per supportarci. E torno in Italia, io parto sempre dal mitico e grandioso sud, dove saluto i miei parenti nonché amici, dalla Sicilia. So, people from Sicily, scusate, ho sbagliato cioè, vai, ti era avviato. Io mi sembra che a Palermo non parlassero così. Poi non lo so, se hanno cambiato. Sai, dopo queste elezioni non si può mai sapere. Gianluca, hai finito di abbaiare? No, adesso oltre ad abbaiare, come fa il siciliano? Se l'inglese abbaia, o il siciliano come bacia? Non è abbaiante, non è niente. Io sono strascicato. Quando un saluto, un bacio alle mani a tutti gli amici della Sicilia. E chissà che morria a finire, perché ogni sera questa storia che va a fare regia puntata, andiamo a correre, andiamo a bestia, andiamo a mangiare tardo, sta che morria, sai, a finire, lo capiste? Lo capiste tu, ah! Che quindi dici se mandiamo un altro pezzo dei Singleton. E torniamo a parlare poi anche di quello che è l'ospite che abbiamo qui questa sera, di questo Animation a Foscari Animation Fest, che si tiene a Venezia da lunedì 29 ottobre, quindi da oggi, che è già stato il primo giorno, fino a mercoledì 13, sì, è il mio giorno, fino a mercoledì 31 ottobre. Ho letto i numeri come si legge in tedesco, cioè l'incontrario, anziché 3113, quindi 31, ho letto quasi. E quindi dicevo, da oggi, da lunedì 29 ottobre a questo mercoledì, questi tre giorni, 31 ottobre 2012, presso l'Auditorium Santa Margherita a Venezia. C'è questo appunto festival di animazione, e tra poco intervisteremo Davide, insomma sentiremo dalla sua viva voce quello che ci racconta, perché ha pochissimi e brevissimi minuti a disposizione, quindi andremo a sentire cosa Davide ci dice riguardo a questo Animation Festival. Quindi, caro Saius, io direi che possiamo andare avanti. Benissimo, allora se Luca non ha nulla in contrario, cioè, Luca, tu cosa dici? Io qui non vorrei mai metterti il bastone tra le ruote, quindi invito. Che vuoi dire, che sono su una sedia a rotelle? Il bastone tra la carota e l'aratro con i buoi. l'arato davanti ai buoi, e quindi... No, io manderei dei Singleton, sentite questo mio inglese oxfordiano. Shine. Cosa wow, mi dice? Wow, grande. Lo posso mandare? Sì, allora Shy dei Singleton su Science Web Network. E mai? Come si rovina parte? Tutto? Partito! And when the first man touches the ground, I'll ride my horse to your town,
under your cold streets. Some people might think I'm out of my wits. Snowflakes melt on my face. Way to take. I wanna shine like winter streets and neon signs, like accidental words that change your life. Cari amici, abbiamo appena ascoltato Shine dei Singleton, grandissimo gruppo ucraino, con Gianluca che si sta facendo un sacco di risate alle mie spalle, perché come al solito chi mi conosce sa che il mio inglese oxfordiano eccelle questa sera, è la fine del mondo. Addirittura pensate che Gianluca ha messo il video su Skype per farmi vedere cosa sta combinando. Gianluca, anzi no, io passerei la parola a Luca. Cosa da dirci in proposito, Luca, con la chat? Dici, Luca. Un piccolo inciso, no, Gianluca mi ha messo veramente in difficoltà con il video che ha mostrato poc'anzi, per fortuna l'ha riservato solo a noi, pochi eletti. Per quello che riguarda invece la chat, no, a me le parole che ha utilizzato il dottor Filidoro sono particolari, significative. Dice che questo pezzo culla il pensiero, l'ha detto in una maniera, io credo che con questa frase abbia trasmesso veramente quella che è l'intenzione di questo singolo, che veramente personalmente dico che trasmette in estremo una grande serenità e calma, una calma che oggi dovremmo avere un po' tutti, perché viviamo in un mondo particolarmente difficile per vari motivi, giusto Sayuz? E quindi ogni tanto ascoltare pezzi come questo fanno veramente ragionare, fanno staccare la spina e fanno pensare che tutto sommato c'è sempre qualcosa di buono dietro l'angolo. Ma Gianluca, ce l'abbiamo o l'abbiamo perso? Dove ce l'abbiamo? No, ci sono. Gianluca si è perso. No, in Lapponia, è andato direttamente in Lapponia a fare saluti da parte nostra. Come si dice, Laponi? Si può dire? No, perché no, non aveva salutato la Tunisia, forse allora si è andato mancava, no, più che altro diciamo che finalmente stavo zitto e facevo parlare ascoltando, come sempre io pendo dalle tue labbra, Luca, perché dici sempre cose molto interessanti e belle. Stavolta ho rubato, sì, letteralmente ho rubato, sì, le parole da dottor Filidoro, del dottor Filidoro, sì, esatto, guarda, esatto. È eccezionale, veramente una persona splendida e naturalmente non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo. È eccezionale, quindi. Perché guarda, ha le parole giuste, come sempre si è fatto ben riconoscere nel senso buono, dicendo in due parole tutto quello che noi magari non riusciremo a dire, almeno io poi prolisso. Tanto poi in diverse lingue anche, quindi sì, esatto, pure in diversi dialetti non riuscirei a dire. Dialetti non riusciamo a poi prolisso e dispersivo come sono non riuscirei a cogliere. Invece dottor Filidoro, eccezionale, veramente bellissima questa descrizione che ha fatto.
Beh, io direi allora, caro Saius e cari amici web radio ascoltatori, che ci potete ascoltare in www.saiuswebradio.net, nonché poi ascoltare anche nella web TV, perché questa sera non andiamo in onda in video ma solamente in audio, diciamo, quindi sulla Saius Web Radio. Naturalmente anche in Saius Web TV si ascolta ma non ci si vede, come le altre volte dallo studio of dance di San Trovaso di Preganzola, che salutiamo e ringraziamo sempre. Ciao, per la collaborazione. Ciao. Esatto, un saluto a Paolo e ringraziamo sempre per la collaborazione splendida che abbiamo assieme, e speriamo proficua e duratura. E naturalmente, per quanto riguarda l'ospite di questa sera, o quello che doveva essere l'ospite, però purtroppo pochi minuti a disposizione, infatti la puntata poi l'avremo anche messa su un po' all'ultimo per dare spazio a questo avvenimento, e purtroppo però poi alla fine Davide ha avuto dei problemi tecnici, per cui è a soli pochissimi minuti, una decina di minuti a disposizione per illustrarci questo Animation, il Ca' Foscari Animation Fest, che si tiene a Venezia, appunto come dicevo poc'anzi, dal lunedì 29 ottobre, cioè da oggi, fino a dopodomani, quindi domani e dopodomani, il 30 ottobre e il 31 ottobre, presso l'Auditorium Santa Margherita. È un festival di animazione, quindi ci sono delle animazioni varie. E salutiamo anche il maestro Marco Fedalto, che sicuramente è al nostro ascolto, ancora non ho avuto notizia da lui, ma penso e spero che ci sia, casomai ci darà un segno. Gli diamo un caloroso saluto, perché appunto è, tra l'altro, è stato colui che mi ha contattato chiedendomi anche di fare questa cosa, e ben volentieri la facciamo, perché si è appunto accurato la musica di alcune animazioni. Ricordiamo che Marco appunto Fedalto è qua da Treviso, insomma, quindi abbiamo la fortuna di averlo in Veneto, e fa diverse collaborazioni, e è un compositore, quindi un giovane compositore, diciamo, quindi moderno, e quindi ha curato le musiche di alcuni film d'animazione. Io direi quindi, Saius, di sentire dalla viva voce di Davide cosa ci racconterà, cosa ci dice, cosa dite, lo chiamiamo in causa Davide? Io direi di sì a questo punto, sì, facciamo parlare Davide di questa bellissima esperienza che stanno facendo. Saius, questa era ovviamente una domanda retorica. Sì, come al solito. Non mai la domanda risposta retorica, come un'interrogazione di matematica, tipo, io sono, non so, 2 più 2, non c'è pezzo, non imparerà mai. Non c'è pezza. Noi lo ringraziamo sempre di cuore, Saius, veramente è un grande aiuto prezioso dal punto di vista tecnico. Sì, da prendere in giro, insomma, va benissimo. No, è seria la cosa, però, cavolo. Va benissimo, no? Prendetemi, dai, che sto qua dall'altra parte del vetro. Sì, ti sputazzo un bacio, voglio parlare. Okay. E dopo aver frantumato i vetri, potremo andare avanti con l'intervista all'amico Davide dell'Animation. Esatto, che per l'Animation, scusate. Benissimo, allora mandiamo Davide. Ecco, che perfetto, Luca. Perché lo chiamiamo in causa, no? Eh certo. Ma ce la fai a metterlo su oppure no? Dipende dai punti di vista, facciamo entrare. Ciao Davide. Ciao Davide. E dunque, cari amici, abbiamo appunto qui con noi questa sera Davide, che è uno degli organizzatori dell'Animation, il Ca' Foscari Animation Fest a Venezia, dal lunedì 29 ottobre fino al mercoledì 31 ottobre 2012, presso l'Auditorium Santa Margherita a Venezia. Caro Davide, un benvenuto qui su Science Web Network, buonasera a te, ciao! Ciao a te, ciao ragazzi. Ciao, allora Davide, raccontaci pure, naturalmente anche Luca adesso ti farà un paio di domande in merito, ma raccontaci pure dalla tua viva voce intanto di che si tratta questo appunto Animation Festival, questo festival d'animazione, e oggi per l'appunto lunedì 29 ottobre è stata la prima giornata d'apertura di questo festival. Raccontaci anche un po' com'è andata, e naturalmente per i nostri cari amici web radio ascoltatori, magari che fossero interessati anche a venire a vedere a Venezia questo Animation Festival, cosa ci sarà nei prossimi giorni, domani martedì 30 e mercoledì 31 ottobre. Prego Davide, ti lascio la parola.
Sì, beh, innanzitutto partiamo dal titolo, cioè Animation si scrive con la Y, sarebbe una specie di gioco di parole, sta per Any Animation, cioè qualsiasi animazione. È un progetto nato appunto all'interno di Capo Foscari Cinema, questa squadra che da circa 2 anni organizza eventi cinematografici all'interno dell'Università di Venezia, è nata per volontà del rettore ed è guidata da una studiosa di cinema giapponese, Roberta Novielli, una professoressa. E Animation nasce come progetto gemello di un altro festival che noi facciamo, che è già giunto alla seconda edizione, speriamo di mettere in cantiere il più presto possibile anche una terza edizione, che è il Capo Foscari Short Film Festival, dove però ci occupiamo soprattutto di film live action. E niente, abbiamo messo insieme questo progetto sia per avere una vetrina di appunto qualsiasi animazione dal mondo. Abbiamo classici del 1909 come per esempio Emil Kohl, con una colonna sonora rifatta per l'occasione, presentati da un cinearcheologo come Carlo Montanaro, e con appunto musica rifatta per l'occasione da un bravissimo compositore che è anche mio amico fra l'altro, Marco Fedalto. E contemporaneamente abbiamo avuto oggi per esempio anche Big Rock, che è questa scuola che si trova presso Treviso, organizzano cose di grafica, animazione, e per esempio allenano gli animatori che provano a lavorare in posti come la Pixar, la DreamWorks e così via. Quindi una vetrina che riflette tutto il cinema d'animazione del mondo. E contemporaneamente era anche un modo per, come dire, dare agli studenti la possibilità di organizzare un festival tutto da soli. Tutti i festival che abbiamo organizzato, cioè lo short e questo qui, sono festival che sono organizzati interamente da studenti, da una squadra enorme, da un battaglione di studenti che lavorano senza alcun obbligo, senza alcun neanche ricatto e senza neanche avere, come dire, nessun tornaconto personale diretto. Lavorano solo per la soddisfazione di fare qualcosa di bello, interessante e che li entusiasma, e lavorano in maniera, devo dire, anche assolutamente responsabile. Si tende a non dare grandissimo credito agli studenti, ma sono sempre, io li ho trovati sempre bravissimi, tant'è che oggi, scusate, sembra presuntuoso dirlo, ma è vero, la giornata, che era la prima giornata di questo festival che è appena nato, è nato solo oggi, è andata molto bene, è andata veramente molto bene, e speriamo che vada bene anche nei giorni a venire con gli altri progetti che presenteremo. Molto bene, ci fa molto piacere, caro Davide, molto interessante quello che dici. Tra l'altro saluto anche Marco, che è naturalmente al nostro ascolto, l'ho sentito anche poc'anzi, e appunto anche per assicurare che abbiamo fatto il tutto il possibile, perché come sapete questa sera non dovevamo andare in onda, ma pur di appunto dare una mano anche a questi nostri cari amici con questo festival che nasce quest'anno, e vi auguriamo anche di procedere anche per numerosi altri anni a venire, anche perché sento che le collaborazioni sono davvero importantissime dai nomi che hai fatto, caro Davide. Io direi, caro Luca, tu hai qualche domanda in merito, come sempre molto acuta e intelligente. Luca è la nostra punta di diamante, come dico sempre, da un punto di vista critico e culturale, e quindi ti lascerai la parola, visto che i nostri minuti sono preziosi con Davide. Tic tac, l'orologio scorre, allora Davide andrò dritto al sodo. Ti chiedo questa cosa, in realtà mi sono preparato relativamente poco, perché sono quelle manifestazioni che magari uno dovrebbe veramente spiegare in lungo e in largo. Quello che ti voglio chiedere, ma tu Davide all'interno della manifestazione esattamente, cioè, chi sei tu, cosa fai, qual è il tuo ruolo appunto all'interno di questo festival? Sì, allora, diciamo che io sono uno degli organizzatori, ce ne sono altri, quella che guida la squadra è appunto Roberto Novielli, come ho già detto, e poi ci sono per esempio questo nostro bravissimo grafico e regista Luca Pini, che per esempio ha fatto le microsigle delle sezioni, poi abbiamo Eugenio che ha guidato l'ufficio stampa. Ci sono vari gruppi all'interno di questo festival che, per quanto riguarda la stampa, la logistica, i sottotitoli, insomma tutti gli ambiti che servono all'organizzazione. Io sono appunto uno degli organizzatori, ho guidato un gruppo di sottotitoli, ho fatto vari suggerimenti, in realtà è stato uno sforzo collettivo, ma comunque ho dato alcuni suggerimenti per l'organizzazione. Per esempio ho indicato alcune cose che poi insomma siamo riusciti a realizzare, e presenterò personalmente anche un workshop, cioè mercoledì farò, oltre a tutti gli altri progetti, personalmente presenterò una serie di proiezioni spiegandole sulla storia dei cartoni animati politicamente scorretti, diciamo quelli un attimino più provocatori, allusivi, da Betty Boop fino a quelli più recenti tipo Ren and Stimpy, ecco.
Perfetto, perfetto. E più o meno parlavi appunto che queste collaborazioni addirittura con la Pixar, eccetera. Ma chi vi partecipa a questo festival? Ci sono anche dei giovanissimi, mi dicevi? Sì, cioè, voglio dire, ci sono anche degli artisti, vabbè, ne cito alcuni, ci sono artisti magari abbastanza giovani, ancora non conosciuti, ma non conosciutissimi, come per esempio Igor Imhoff, che fa delle magnifiche animazioni in computer grafica e che sarà presente fisicamente al festival insieme a Elisabetta Di Sopra, che è un'altra grande artista che collabora sempre con lui. E poi ci saranno i nostri, alcuni, quelli che forse sono i nostri ospiti in questo momento più noti, ossia Simone Massi e Giulia Gromskaya, che è come dire sua collaboratrice, lavorano sempre insieme e sono anche uniti da un sodalizio nella vita, perché sono marito e moglie. Simone Massi è un vincitore di Davide Donatello, ha fatto l'ultima sigla della Mostra del Cinema di Venezia, e Giulia Gromskaya ha fatto delle bellissime animazioni che abbiamo visto su internet e che presenteranno tutti e due, credo, anche negli inediti, e per la prima volta, credo, l'hanno già fatto, ma insomma presenteranno degli inediti per la prima volta in questa occasione. E quindi insomma siamo lietissimi che siano venuti, tra l'altro saranno fisicamente presenti, li ho conosciuti oggi, sono persone simpaticissime e non vediamo l'ora che cominci la loro presentazione domani. Perfetto, Gianluca, volevi chiedere qualcosa a Davide? Molto bene, mi fa molto piacere. Tra l'altro il nostro tempo a disposizione sta per scadere, perché Davide appunto ha purtroppo questi pochi minuti e lo lasciamo andare via con delle ultime cose. Intanto voglio ricordare, Davide, ribadisco, come già detto, naturalmente quando vorrai e vorrete naturalmente venire ospiti in diretta, naturalmente di lunedì sera, anche sulla web TV, quindi non solo qui in web radio, come abbiamo fatto così in maniera un po' all'ultimo estemporanea, questa sera potrete sempre venire presso gli studi dell'Avdanza Preganziola, San Trovaso di Preganziol, e lì magari potrete anche illustrarci, perché no, com'è andata anche questa diciamo così manifestazione quest'anno, portare anche delle cose che possiamo vedere, o comunque parlare anche facendo un po' un sunto e una, come si può dire, una sorta di relazione di com'è andata la cosa. Quindi vi aspettiamo quando volete, Science Web Network è sempre a disposizione. Esattamente, anche perché questa 3 giorni sicuramente c'è, cioè, più che altro visiva, oltre che non sì. È solo, insomma, abbiamo bisogno anche di vedere, quindi sarebbe una bella occasione. Esatto, sarebbe una bella occasione di vedersi appunto allo studio Avdance per eventualmente insomma condividere con noi, se vi va ovviamente, qualcosa relativamente all'evento, insomma. Chiaro, e naturalmente Davide può invitare, scusami, poi ti lascio la parola, chi vuoi, anche lo stesso Marco lo possiamo chiamare, e chi vuoi che venga a promuovere le proprie attività, iniziative ed eventi, oltre a parlare della... Prego Marco. Prego Davide. No, volevo solo dire, ovviamente vi ringrazio, siete stati molto disponibili e gentili. Volevo solo dirvi che ci prenotiamo già allora per la prossima edizione dello Short, che probabilmente sarà a marzo, oltre a tutta una serie di eventi che faremo nel frattempo, e niente, allora ci rivedremo anche appunto attraverso la Web TV. Certo, e quindi so che appunto Davide adesso deve andare, perché è proprio scaduto il suo tempo a disposizione. Grazie Davide appunto per essere stato qui con noi, è stato un piacere ospitarti questi 10 minuti e aver dato modo anche a voi, come diamo spazio a tutti, di parlare delle proprie attività, iniziative ed eventi. E quindi vi aspettiamo se volete venire anche prossimamente a fare appunto il sunto della situazione, il punto della situazione, ma anche prima di marzo, per quando partirete con la prossima appunto edizione di questo bellissimo festival Animation. Sì, grazie a voi ragazzi. A marzo in realtà sarà lo Short Film Festival, cioè lo Short Live Action, scusate. Animation sarà probabilmente l'anno prossimo, verso novembre, però insomma, certo. Diciamo che un lungo flusso ininterrotto di lavori che sono uno figlio dell'altro. E allora per lo Short di marzo vi aspettiamo, così potete appunto venire preventivamente a appunto pubblicizzare, far conoscere in anticipo, e naturalmente ci organizzeremo, fisseremo già la data per quanto riguarda lo Short. Ti quindi, lasciamo andare Davide, perché so che sei veramente tirato, vero? Ormai sì, ti stanno sbattendo fuori questa cartellina, la domani
anche. Sì. Ci lasciamo allora con questa cartolina dell'Animation, oggi, domani, il 31, all'Auditorium di Santa Margherita, giusto? Certo, esatto, in Campo Santa Margherita a Venezia, ingresso libero, ci tengo a dirlo. Ecco. Buona sapienza. Grazie Luca per la precisazione, per l'appunto come sempre prezioso di ricordo. Lasciamo andare Davide prima che lo prendano lo sbatti, perché Davide, ricordiamo, sta trasmettendo in questo momento, e salutiamo e ringraziamo coloro che ci permettono di stare lì gli ultimi minuti, appunto da una delle sale da cui trasmettono questi film d'animazione per cui abbiamo parlato in questo spazio dedicato all'Animation. Davide, un buon rientro, un buon proseguimento, in bocca al lupo per i prossimi 2 giorni e alla prossima, e ti aspettiamo quando volete, e naturalmente divulghiamo sempre Science Web Network anche lì all'Animation. Grazie, lupo, grazie, siamo, ragazzi. Siamo come il prezzemolo. Ciao Davide. Questo scambio grazie. Reciproco. Ciao Davide, buonanotte, buon proseguimento a tutti. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Bene, cari amici, quindi abbiamo sentito dalla calda voce, non dalla mia perché mi sto appunto soffocando, dalla calda voce di nessuno, insomma, non so cosa abbia avuto fuori in testa, di Davide, ci ha illustrato questo Animation, Ca' Foscari Animation Fest a Venezia dal lunedì 29 ottobre 2012, quindi da oggi, dove c'è stata la prima giornata, fino a dopodomani, mercoledì 31 ottobre 2012, quindi domani martedì 30 e mercoledì 31 ci sarà l'Auditorium di Santa Margherita a Venezia, quindi chi è in zona Venezia, dintorni, in Veneto, in provincia di Venezia e non solo, e vuole andarsi a vedere questo bel festival di animazione, può farlo appunto in questi 3 giorni, in questo fine ottobre. E poi naturalmente un saluto va anche a Marco Fedalto, che spero sia ancora al nostro ascolto, e a Davide, che gli auguriamo un buon rientro e anche di ritornare qui su Saiuz. Naturalmente, come diciamo sempre, Saiuz è a disposizione di tutti per chiunque volesse promulgare le proprie attività, iniziative ed eventi, può sempre utilizzare Saiuz e gli spazi che Saiuz stesso dà a disposizione davvero a tutti, con largo utilizzo, nel senso che non solo qui sul palinsesto che va in onda su Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, quindi in Saiuz Web Network, ma anche attraverso gli spazi in internet veri e propri del sito e del blog in www.saiuzwebradio.net. Contattateci, noi naturalmente siamo sempre a vostra disposizione. Il blog naturalmente è facile, ci potete scrivere anche adesso in chat, ma comunque anche tramite l'email, che è info@saiuz.com, per venire anche ospiti in diretta nelle nostre trasmissioni di lunedì sera, oppure a me, gianluca@saiuz.com, sempre se fate parte di qualche rock band e volete venire ospiti in trasmissioni o per eventuali future trasmissioni televisive, sono sempre a disposizione. O se volete che il sottoscritto parli della vostra rock band dedicando una fascia oraria, o anche se avete richieste da farmi per quanto concerne anche le trasmissioni di The Rock Band History, quindi la rubrica che va in onda tutti i giorni per quanto riguarda, non so, rock band di cui volete che io ne parli, fate pure. E poi a luca@saiuz.com per quanto riguarda tutta la parte culturale di ricerca. E anzi, adesso io passerei la parola a Luca, e ricordando anche il suo blog, di cui appunto lui è il curatore, ideatore e creatore, e di cui non parliamo mai abbastanza, come dico sempre a Saiuz, che è Chiedo Venia, Mea Culpa è Nostra Colpa. E quindi Guardiamoci le Spalle, che è il blog di Luca, a cui passo la parola e dico caldamente di illustrarci qualcosa a riguardo, visto che ultimamente non abbiamo proprio mai parlato, caro Luca, e ci dispiace, anzi scusaci. L'abbiamo cestinato quasi, l'abbiamo accantonato, ma quasi. Sì, è vero. Ok, hai preso le medicine, sai, tutto a posto? Ok, perfetto. Perché sei partito? È vero. No, cosa importante, volevo prima dire un'ultima nota relativamente all'Animation Fest. Su cafoscaricinema.unive.it sono presenti tutti i progetti, tra cui l'Animation Fest, nei quali è coinvolto anche l'amico Davide. Come dicevo sul fine dell'intervista, noi l'aspettiamo per condividere questa esperienza, per sapere un po' com'è andata, insomma, lì si parla anche di collaborazioni con la Pixar, quindi cose anche di un certo livello, e sarà bello sapere un pochino come si è evoluta questa 3 giorni. Tornando a noi, 2 cose, ringraziamo il dottor Giuseppe Filidoro che, a quanto vedo dalla chat, ci sta lasciando per ovvi motivi di orario, e auguriamo una buonanotte. Non so se l'avete
Mescolsa la chat alla vostra destra. Per quello che invece che riguarda il blog, sì, salutiamo il dottor Filidoro, sto scrivendo, infatti lo ringrazio per essere stato qui con noi, scusami se ti interrompo prima che vai avanti, e no, grazie ancora, un saluto di un caloroso, una calorosa buonanotte, in imbarazzo come in maniera molto gioviale e simpatica mi ha scritto poc'anzi, quindi alla prossima e lo aspettiamo presto, e ricordiamo l'appuntamento appunto per quanto riguarda il libro che presenterà il dottor Filidoro il venerdì 9 novembre venerdì 9 novembre alle ore 18 presso la libreria Ubic in centro a Castelfranco in via Garibaldi, venite a sentire appunto il dottor Filidoro e la dottoressa Tecce che presenta insieme al dottor Filidoro il libro che sta promuovendo adesso. Scusami Luca e mi zittisco per un po'. Dal momento che mi hai aizzato, vi ripilogo brevemente che cos'è il sito, il blog, guardiamoci le spalle, blogspot.com, un blog che tra l'altro ultimamente sto curando anche poco in quanto sono sempre più impegnato con Saiuz Web Network, grazie Saiuz. Grazie a te. E cosa... lo sapevo. No, no, il blog nasce con l'intento di mettere in guardia, diciamo così, tutti noi. Tratta principalmente di truffe e disinformazione e periodicamente pubblico notizie, post, detto in gergo, che dovrebbero aiutare, anzi aiutano spesso e volentieri a non incappare quelle che sono spesso disavventure della vita quotidiana, da stipulare una polizza con una compagnia assicurativa, disagi in banca o la truffa alla nigeriana, come viene chiamata, e quant'altro. All'interno del blog è presente anche un'area relativa agli argomenti di attualità che sono tutto fuorché politici, perché già se ne parla abbastanza, e inoltre è possibile anche pubblicare recensioni di film e libri, oltre a video musicali di canzoni comunque già affermate, già insomma anche pezzi storici se vogliamo. E adesso comunque riprenderò anche a redigere nuovamente nuovi articoli, adesso che finalmente il tempo non è più tiranno come è stato fino a poco tempo fa, scusa la ripetizione, e quindi Gianluca poi ti inviterò a commentare e a vagliare anche tu qualche mio articolo. Gianluca, ti ho perso. È sparito Gianluca? No, ci sono, ma ho escluso l'audio per non disturbare e quindi non riuscivo a risponderti in maniera veloce e quindi chiedo scusa. E sì, ti ringrazio, ma sei sicuro che io li debba commentare? Oddio, se proprio ti va, se no anche no, no, nel senso che sai che alla fine no, perché no. Se incominci a commentare non abbiamo finito più, eh? Sì, non esatto, cioè nel senso che no, beh, ovviamente lo farà Gianluca, lo farà. Ne siamo certi. Te ne pentirai per averlo chiesto. Per tutta la tua vita. Parla è adesso, taci per sempre. È una minaccia. Sentite, mandiamo un brano di Singleton. Sì, e poi direi che possiamo andare anche in chiusura questa sera in largo anticipo, non perché non abbiamo altri argomenti, per carità, non ci mancherebbe la parola per un'altra mezz'ora abbondante come il nostro solito, però direi magari, visto che tutto sommato una sera possiamo andare a letto anche prima e salutare i nostri web radio ascoltatori per dare appuntamento. Ancora non abbiamo conferma, ve lo faremo sapere in settimana, lunedì prossimo, lunedì 5 appunto novembre, sempre alle ore 22, e questa volta dovremmo essere anche in diretta web TV, naturalmente stando poi a quanto concordato, vedremo in settimana, vi facciamo sapere. Quindi io direi, cosa dite cari amici Saiuz e Luca, di sentire quest'altro pezzo, come diceva Saiuz di Singleton, e poi andare comunque tranquillamente in chiusura, o se avete altro da aggiungere. Naturalmente ricordiamo anche i prossimi eventi che stavamo, forse Saiuz adesso, attento Luca, si stava dimenticando di domani 30 presso la libreria Il Centro del Libro, che c'è la presentazione. Scusate se rido, ma vai Saiuz, te la lascio a testa. No, adesso parli tu, basta. Mi sono fesso, basta. Giovane, ti sei offeso perché tu non avevi il manuale sotto mano. Questa presentazione, che comunque io farò le riprese e metterò a disposizione sulla web TV, su YouTube, sul blog, eccetera. Esatto. Ascoltiamoci Singleton con il prossimo brano
che Saius ci illustrerà il titolo e ci dirà qual è il nome del brano, appunto. Vai. Ho preso il dizionario per poterlo. Il dizionario. Ma non servirà. Aspetta, devo prendere fiato. Hey boy. Va bene. Hey boy dei Singleton su Saius Web Network. Se parte. Amici, avete appena ascoltato i boy di Singleton, Gianluca, Gianluchino. Eccoci qui, cari amici. Allora, io direi appunto di dare un caloroso saluto a tutti quelli che sono ancora qui al nostro ascolto a quest'ora, alle 23:08. Praticamente bravi, siete riusciti a resistere per questa ora abbondante, però non vi preoccupate, ora vi diamo la buonanotte e vi lasciamo andare. No, ma non lo sapevano che chi è arrivato fino a qui vince un premio alla fine della se è arrivata fino a l'una di notte addirittura vi regaliamo un salame. A chi l'hai del salame? A me? Esatto. Agli ospiti, scusa. Ah, diamo un salame agli ospiti. Certo, o un prosciutto a seconda. Esatto, a seconda. E quindi ora volgiamo al termine, volevamo ricordare alcune cose che il grande Luca aveva iniziato naturalmente a fare un po' un punto della situazione di quanto era accaduto nelle precedenti settimane e io l'ho interrotto subito, questo ormai a inizio puntata. Consuetudine, esatto, inizio puntata e chiedo venia perché mi rendo conto che come al solito non va bene, troppo prolisso e logorroico, interrompendo e non dando spazio a volte agli altri a sufficienza, o forse no, non lo so. Comunque Luca, dicevi appunto per i nostri amici a inizio puntata che voleva essere anche una puntata un po' così come facciamo ogni tanto, ne approfittiamo visto che siamo dovuti andare in onda ugualmente, di sunto per quanto accaduto nelle precedenti settimane. Abbiamo visto l'intervista
al dottor Filidoro, che è andata appunto poi in onda su Sci Web Network, di cui ne abbiamo già parlato ampiamente, e anche tra l'altro la stessa diciamo così presentazione del libro, cioè quanto tenuto nella conferenza tenuto dal dottor Filidoro e dalla dottoressa Tecce, è già in onda, sempre a disposizione su Sci Web Network. Parliamo, Luca, anche di altre cose che volevi dire, magari successe in queste settimane che ha seguito Sci Web Network, e mi permetto di sempre citare Pianeta Oggi TV, Massimo Bonella, con cui c'è questa collaborazione, per cui Saiz manda in onda le varie cose, e spero che appunto anche lui col suo sito stia mandando in onda anche le nostre cose, trasmissioni, e naturalmente poi con lui o tramite lui o per lui si realizzano ogni tanto degli speciali, delle interviste, come è stato appunto per i Dire Straits, Overgold, questa cover band che ho intervistato, con cui ho fatto questa chiacchierata, e adesso peraltro con la stessa Dominika Zamara, che naturalmente saluto, è stato un piacere averla come ospite più di un mese fa, questa puntata divertente che abbiamo avuto con lei, in diretta web TV tra l'altro, e che in questi giorni ho anche visto, perché ho presentato un concerto lirico dove lei cantava da queste parti in provincia di Treviso, e con cui si potrebbe sempre fare qualcosa a livello lavorativo. Speriamo che nascano queste future collaborazioni anche con lei, e peraltro con lei ho fatto questa intervista anche ieri, che presto andrà in onda su pianetaoggitv.net e anche qui su Science Web Network, perché le interviste appunto realizzate sono sempre per Pianeta Oggi TV e Science Web Network, naturalmente, che Science come al solito rigira e mette a disposizione per tutti. E quindi questo è quanto. Domani vi aspettiamo a Treviso alle ore 18 presso la libreria Centro del Libro, dove ci sarà questa presentazione, che ora Science ricorderà anche il nome, si sarà sotto mano dell'autore, del libro, dell'autrice, e appunto in via Paolo Veronese 14/16 a Treviso, in zona fiera, vi aspettiamo per questa presentazione in cui vi sarà anche ancora una volta Science Web Network e anche sottoscritto, penso, perché faremo questa cosa. Luca, che dire, come dicevamo prima siamo quasi in chiusura, volevo solo ricordare che probabilmente a breve avremo come ospiti persone conosciute al Super Sound di Faenza di ormai un mese e mezzo fa, fa circa, e quindi speriamo di avere la possibilità o tramite Skype o di persona mediante lo studio di Avdance di appunto intervistare queste band emergenti, e poi tutto quello che verrà, chi vivrà vedrà, e adesso pian piano vediamo che le collaborazioni a forza di seminare stiamo anche iniziando a raccogliere, nel senso che iniziamo sempre più a conoscere persone nuove, gruppi nuovi, artisti nuovi, e non solo nell'ambito musicale, perché vedi la presentazione del libro, vedi il dottor Filidoro che ha, tra l'altro questa sera è stato veramente di aiuto, è stato molto presente, e quindi direi che ormai che siamo in chiusura. Saiz, vuole dire qualcosa? No, volevo dire semplicemente agli amici, seguiteci sempre tramite il blog, perché il blog è il nostro strumento, diciamo, visivo, che diciamo scritto, dove noi mettiamo tutto lì dentro, sia quello che facciamo, ma soprattutto tutte le nostre proposte. Ma la cosa importante è il feedback che gli amici ci devono mandare, perché questo è fondamentale per noi. Scusami, ma perdono, che stavo dicendo una delle mie solite boiate delle 11:15. No, è il tono, veramente il tono, sì, di chi mi sta diagnosticando un tumore al pancreas. Sì, sì. Quindi, cioè, no, sì, perché quello che dici. Vabbè, sì, allora sì. Non mi prendete più con tutto rispetto. Non parlo più. Con tutto rispetto, per tutti, no? Sì. No, però no, quello che dici. Volevo fare una persona seria ogni tanto. Infatti guarda, adesso devo andare su da farmi la chemia, no, un attimo di, no, cosa importante, stavi dicendo una cosa vera, nel senso che abbiamo tutti gli strumenti per far sì che la nostra voce si senta in ogni casa, ovunque, in tutto il mondo addirittura, i mezzi ci sono, le risorse le abbiamo, la voglia c'è, quindi l'entusiasmo pure, quindi quello che bisogna fare è semplicemente utilizzare questi strumenti per divulgare la propria voce, la propria musica in questo caso, e farsi conoscere, giusto? Sai, se volevi dire questo? Sì, grazie, c'è poche parole, la prossima volta sai cosa faccio? Quando mi interrogate io dico no comment, va bene, ho capito, mi avete offesso stasera, mi avete proprio offesso, mi avete, ok? Non parlo più. Va bene. Ma guarda, se lo dici tu. No, se lo dico. Rispetto per l'anzianità, eh? Mi raccomando.
Rispetto per il capo. Per il capo. C'ho anche il cappello da capo stasera. Natalia, stasera non mordi nessuno, eh? Resta lì a cuccia e non ti preoccupare. Bene, salutiamo Natalia, Saius, il nostro carissimo, ecco, il nostro carissimo Gianluca, la chat che è stata presente, forse come non mai questa sera, o meno come non si vedeva da molto tempo. Marco, il dottor Filidoro, la Emily, ovviamente Magda che è stata con noi in un'altra chat, cioè quella di Skype, e ovviamente speriamo la settimana prossima di essere presenti, ma direi di sì, salvo imprevisti, direttamente in web sulla web TV, dallo studio Half Dance. Dico bene, Gianluca? Esattamente, sempre in diretta web radio e web TV, anche dallo studio Half Dance di San Trovaso di Preganzio, che salutiamo, questo studio di sale prova, e vi aspettiamo lunedì prossimo per una nuova puntata e nuovi ospiti, naturalmente o in diretta web radio o in diretta web TV, e comunque in entrambi i casi ci ascoltate da entrambi le parti, e se poi siamo anche in web TV ci vedete su Saius Web TV. Ricordiamo come fare: andate nel blog www.saiuswebradio.net, appena aprite il blog si apre appunto il link di questo blog, del sito che va aperto, parte in automatico col player della radio, quindi sentite in automatico quello che sta andando in onda su Saius Web Radio. Naturalmente basta, diciamo così, disattivare spegnendo sul tasto stop del quadratino corrispondente vicino al play della freccia verso destra, e quindi, come ben sappiamo, è simile naturalmente come immagini a quelli che sono i vecchi lettori CD o delle cassette, premete stop, così bloccate la radio che è partita in automatico e andate su Web TV 1 e potrete vederci naturalmente anche sulla Saius Web TV. Due clic e ci potrete vedere se siamo in onda su Saius Web TV, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Non l'hai detto sensuale però questa volta. No, perché? Perché non sono sensuale. Dai, ripetilo, dai, perché sì. Ok, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Ah, bello questo. No, Gianluca, okay. Cosa dici? Gianluca? Gianluca. Passiamo dal tumore al pancreas al Kamasutra. Sì, cioè, c'è una via di mezzo in tutto questo, anche se tutto sommato... Mi piace, dai, va bene, la provo. Sì, che chiediamo scusa a tutti coloro che magari possono avere questi problemi seri, non è una mancanza di rispetto ai loro confronti. No, Dio, no, ci mancherebbe. No. Anzi, la battuta è solo così, goliardica, quindi rispetto per tutti. Dopo che Saius nelle primissime puntate ci ha anche mandato quella storia famosa di quella ragazza che salutiamo, che è stata bloccata dopo... per neve, dopo l'intervento ai polmoni, ti ricordi, Saius? Sì, dove ci hai rattristato la terza puntata in cui siamo andati in onda io e te, e che naturalmente che salutiamo e facciamo, speriamo che stia bene, che tutto proceda alla grande. Naturalmente diamo un saluto anche a tutti coloro che non stanno bene fisicamente, un caro abbraccio a voi, tanti auguri di tutto. Se c'è qualcuno che ci ascolta anche da qualche ospedale o non solo, non credo, perché a quest'ora non penso che stiano lì, naturalmente non c'è la possibilità di avere connessione, o anche chi ce l'abbia non penso che possano stare lì in certe condizioni ad ascoltarci con le cuffiette. Quindi diamo un saluto a tutti i cari amici bisognosi anche di cure mediche e non solo, e i parenti e i familiari naturalmente, che a volte appunto subiscono anche questa pesante situazione. Quindi il nostro affettuoso saluto va anche a loro, speriamo di avervi un po' rallegrato in quest'ora e avervi fatto un po' non solo riflettere, ma pensare anche ad altre cose, come vorrebbe essere un po' nel nostro stile, senza nulla pretendere, come direbbe anche Totò. Sempre grande Totò. Il grande Totò. Quindi ci congediamo da voi, e un saluto ancora, rimanete sempre qui in www.saiusweberadio.net. Tra una mezz'oretta, circa anche un po' di più, 40 minuti abbondanti, perché sono le 23.18, andrà in onda a mezzanotte The Rock Band History. Vi ricordo appunto la rubrica che ci parla delle rock band che hanno fatto davvero grande rock nei decenni, curata da me, da Gianluca, da sottoscritto e a cura mia, naturalmente, ma anche sentite proprio me. E questa settimana peraltro da chi è curata? Da me, da Gianluca. È curata da Gianluca. Quante persone siete? Senti, qua, qua dentro siamo tante persone, è un monolocale alla fine, oltre che un monovolume. Ecco.
Questi erano gli altri, e questa settimana stiamo parlando ancora una volta, cioè poi io io me stesso insieme a tutti gli altri con cui combattiamo tutti i giorni questa battaglia. Si sta parlando dei White Snake, questo grandioso gruppo hard rock, un po' heavy metal degli anni appunto fine 70, e che naturalmente a me piacciono molto, come sempre. Un altro gruppo che, oltre alle Zeppelin, i Deep Purple e Black Sabbath, di cui ho parlato ampiamente, che ritengo la triade che ha creato il rock, hard rock e heavy metal, anche questi naturalmente provengono dalla grande Inghilterra, nella Gran Bretagna, dove a Londra naturalmente si sviluppò all'epoca tutto questo gran movimento rock. Oltre ai Dire Straits, primissimo gruppo di cui ho parlato, che adoro da fan storico, e anche dei Queen, altro gruppo strepitoso, tutti inglesi. Se qualcuno avrà richieste da fare, il prossimo gruppo potrebbe essere anche non britannico, ma dubito, perché l'hard rock, il rock, proviene fondamentalmente come bella cultura da lì, almeno questo di buono ci stanno, e io lo apprezzo e stimo molto. Quindi The Rock Band History tutti i giorni a mezzanotte, cioè alle 00, alle ore 6 del mattino, alle ore 12, cioè a mezzogiorno, e alle ore 18, ovvero alle 6 di sera, sempre orari italiani, CET, Central European Time, cioè l'asse di Berlino, Francoforte e Roma. E poi vi ricordo anche naturalmente gli altri appuntamenti che riprenderanno. Io annuncio, preannuncio per l'ennesima volta, ma sarà come Luca ti ricordi, la leggenda metropolitana del blog e del sito, le due chiacchiere con Saiuz, che da molto tempo Saiuz accenna a voler riprendere in diretta, anche con un paio di minuti al giorno, a settimana. Vi faranno sapere i componenti di Saiuz Web Network quando riprenderà questa famigerata. Con chi le fai queste due chiacchiere? Poi vorremmo sapere. Non lo so. Scusa, solo Gianluca può dire io me stesso? No, è vero. Anche lui. Quindi anche tu ti farai le domande e ti risponderai. Certo. Salutiamo il riccio incazzato, alias appunto il nostro caro Alfredo, che è un pezzo che non sentiamo e non salutiamo, e naturalmente un buon ritorno glielo diamo quanto prima naturalmente nel nostro staff. E naturalmente diciamo un'altra cosa, anzi naturalmente non c'entra, mi è scappato, che caro Saio, ci siamo sempre dimenticati di dire, che abbiamo detto che prima o poi dobbiamo annunciare, faremo anche magari uno spot. Cari amici di Saiuz Web Network, Saiuz dà la possibilità davvero a tutti di utilizzare gli spazi che ha a disposizione, ma non solo per promuovere le proprie iniziative, attività, eventi, professioni e quant'altro, ma anche, se volete, testarvi come speaker o conduttori radiofonici, o meglio nella fattispecie web radiofonici o anche web TV. Quindi fatevi avanti, contattateci, non c'è nessun problema, non sono per niente geloso, potete spodestare il mio trono, anche perché non spodestereste nessun trono, non c'è nessun problema, non sono solo l'unico io qui, potete venire benissimo, possiamo collaborare insieme, potete anche provare a fare quello che vi piace. Se vi è sempre piaciuto far radio e non ne avete avuto la possibilità, perché per i vari motivi anche commerciali e non solo, sappiamo i vari limiti, o vi hanno sempre detto di no, ci sarà anche un motivo se vi hanno sempre detto di no, scherzo, a parte gli scherzi, Saiuz dà la possibilità a chi voglia mettersi, o volesse mettersi in gioco, o volesse tentare anche così, senza nessun problema e quindi rischio, di tentare di fare lo speaker. L'ha sempre voluto tentare di fare, sempre voluto fare, e qui avete la possibilità di fare anche questo. Questa è una cosa che ci siamo dimenticati, vero Saiuz? Sempre. Lo diciamo. Saiuz 24 ore sempre qua davanti. Esatto, quindi ci siamo sempre dimenticati. Sempre di più dietro un vetro, mi sembra. Esatto. Ci siamo sempre dimenticati di dirlo. Se volete fare anche una vostra trasmissione pilota di prova, non c'è alcun problema, non siamo gelosi e invidiosi né dei nostri spazi, non dobbiamo appunto far la guerra a nessuno, ci mancherebbe altro, siamo ben aperti a tutto e a tutti. Quindi ricordatevi www.saiuzwebradio.net, contattateci tramite il blog, contattate Saiuz o Rosario, e se volete appunto sentire e provare a fare qualcosa, la nostra email è sempre info@saiuz.com, e con Saiuz vi mettete d'accordo e fate qualche prova, naturalmente sempre non solo sotto la mia supervisione, ma non è solo quello, ma collaborando insieme o avendo i vostri spazi senza nessun problema. Provate pure a testarvi, noi vi diamo la possibilità. Dico bene, Saiuz e benissimo, Luca? Benissimo, guarda, meglio di così non potevi dirlo, dai.
Speriamo che, speriamo che non ci facciano perdere ascolti, se no è un casino. Sì, perché rischiamo di finire in mezzo a una strada alta che dietro un vetro. Vabbè, io sono dietro al vetro adesso per il momento. Guarda, poi dopo è attento anche a chi metti a fare radio, perché se da dietro un vetro potresti passare dietro le sbarre, quindi sì, attenzione, esatto. Sempre al... sempre per quello che dicono, non tanto per le parolacce o un linguaggio, no, beh, ma anche che già abbiamo una trasmissione che si diletta abbastanza, quindi... esatto. Che altro dire, tutto sommato, yeah. Incredibile ma vero, siamo arrivati anche questa sera alle 11:30 senza aver detto nulla, no? Qualcosa abbiamo detto, qualcosa dai abbiamo detto, ma no, perché siamo partiti, ma sai cosa diciamo stasera, cosa facciamo? Io ho detto facciamo il sunto, ma hanno preso in giro questi due, cioè col sunto. Avete fatto il sunto tutti e due stasera, dai. Abbiamo, abbiamo avuto anche degli ospiti in chat, abbiamo parlato anche dell'Animation Fest, insomma diverse qualcosina abbiamo detto di nuovo, dai. Sì, sì, sì. Però diciamo che il tutto si poteva anche dire in 10 minuti, ma noi come al solito con Gianluca alla... ci siamo disimpegnati giusto in quell'ora e mezza, tanto per sì. Non saperne leggere né scrivere. Infatti, bene, allora, caro Sotto, saluti, sì. Finiamo con Time to Run dei Singleton, sì. Va bene? No? Ehi, cosa è successo? Non è successo che sei che parli così bene? Uè, giovane, che è sta cosa? No, ma sai perché? Perché l'ha scritto così, provo, T-A-I-M, Time to... Times. C'è scritto così, c'è scritto Time to Run. Grandioso, Saius, vedi? Vedi? Si vede che la presenza di qualcuno di... è Natolia, sì. Natolia? No, Natolia, ti ho detto, lascia battere, lasciala stare, per piacere. Bene cari amici, vi diamo un gran saluto a tutti i nostri amici qui in Italia, da sud a nord, un calorosissimo saluto e ringraziamento per essere stati qui con noi, a tutti i nostri connazionali all'estero, and thank you very much for everybody to be here with us, for being here with us all the night and all over the world. We want that you have our big and great and warm salute for you, and have a good night here in Italy and Europe. Oh, a good day if you are on the opposite side of us. Quindi ciao a tutti ragazzi, una buona notte e lascio la parola a Luca e a Saius per i saluti finali. Ciao! Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e anche agli spettatori per quanto riguarda la web TV, che avranno modo di vedere da lunedì prossimo. E un saluto a te Gianluca, un saluto a Saius, che è ovviamente il padrone di casa dall'altra parte del vetro, e un saluto a tutti i nostri ospiti della chat che questa sera ci hanno seguito e hanno anche condiviso con noi questa piacevole serata. Ciao a tutti. Benissimo, vi siete dimenticati di Magda, un caro saluto a Magda che con tranquillità teso qui con Skype con noi, insieme a noi, e ci ha ascoltato, no? Sì, si sarà addormentata. Sì, se n'è, esatto, è fuita, come direbbe, voglio parlare, è fuita. Esatto. Va bene, allora va bene. Un saluto a tutti quanti, vi ricordo che questa trasmissione è stata registrata, quindi verrà messa in onda in questi giorni, la preparerò. La metterò su YouTube e poi la potrete ascoltare sul blog. Bene, e adesso andiamo con Time to Run dei Singleton e bye bye a tutti quanti, cari amici. Buonanotte. Da Saius Web.